Monza-Resegone ormai è una manifestazione che esiste da quasi 90 anni, 53 edizioni, è una manifestazione unica che ormai è diventato patrimonio della, della nostra città, è una manifestazione unica perché in sé comprende tantissime componenti, c'è il discorso della solidarietà, dell'amicizia perché corrono eh, tre, tre atleti e devono arrivare tutte e tre in cima, eh, c'è lo sport, la, la, la fatica perché eh, fare 42 km di cui gli ultimi tutti in salita per arrivare su alla Capanna Monza a Resegone è veramente, è veramente, è veramente terribile. C'è il territorio, si parte da Monza si arriva su fino al Resegone perciò si passa eh, la, la, la nostra bella Brianza e poi è unica perché ha un contorno di, di pubblico eccezionale che veramente sostiene in, in tutto il suo itinerario la, i, i diversi atleti che corrono anche di notte perché l'arrivo poi è di notte perciò arrivano con, con delle pile eh, su al, al Resegone. Ripeto, è diventato ormai un patrimonio della nostra città, 53 edizioni, e fa diventare questa una manifestazione sempre più importante e si spera che continui a essere tale. Per questo, ringraziamo la Società Alpinisti Monzesi, che sono il vero cuore, il vero motore dell'organizzazione di questa manifestazione. L'organizzazione, come è stato anche ricordato nella conferenza stampa, è sempre un tema piuttosto complesso e che a volte ci angoscia un po'. Di solito noi partiamo eh, all'inizio dell'anno, quindi diciamo abbiamo circa sei mesi di lavoro che naturalmente parte abbastanza rilento e poi si eh, va crescendo con il tempo fino ai momenti concitati della vigilia. Ma fondamentalmente i passi organizzativi sono innanzitutto i permessi. I permessi perché vanno inoltrati con congruenticipo agli enti proprietari delle strade, ai comuni dove si passa, agli organi di polizia. Poi il coinvolgimento degli sponsor, perché vanno anche loro raccolti, confermati e la preparazione del materiale stampa. No? Quindi nuovo manifesto, adesivi, libretti, eccetera, eccetera. No? Sì, sì, tutti gli anni e diventa sempre, non dico sempre più faticoso perché poi. A questo lavoro chiamiamo interno, quello che non si vede ma si esplicita solo quando poi vedete la pubblicità, la brochure eccetera, c'è anche un lavoro interno che è quello delle iscrizioni, l'iscrizione è un lavoro pesantissimo. Purtroppo nonostante tutti gli automatismi che si possono fare, a differenza di altre corse, non possiamo mettere un'iscrizione automatica come per esempio capita in quasi tutte le maratone, perché sono tre, dobbiamo avere gli elementi di tutte e tre, e la squadra deve essere fatta, non sto a dire tutti i dettagli, però è diversa se fida le libera. E quindi è un grosso lavoro che ci sobbarchiamo perché arriva un flusso di corrispondenza notevole. Alla quale dobbiamo dare determinati tempi perché, come ricordavo, c'è un limite. Quest'anno era 230 e quindi vabbè, con qualche tiraggio di giacchetta l'abbiamo un po' sfondato, ma più di tanto non si può fare. Quindi dobbiamo anche gestire questo flusso qua. Quindi, da un lato alle iscrizioni e dall'altra parte gli aspetti organizzativi, burocratici, cartacei. Diciamo no? che gli sponsor li possiamo dividere in due categorie. No? Abbiamo gli sponsor istituzionali e gli sponsor invece privati. Quelli istituzionali ci danno il patrocinio, che per noi è molto importante perché lo, lo si evidenzia anche in queste manifestazioni. Non sono, sono soldi che ci danno. Sì, beh, diciamo che a livello istituzionale è entrato anche il comune di Erva, il sindaco di Erva è un nostro amico e ci tenevamo che ci desse il patrocinio, perché il patrocinio non è una cosa che si regala a tutti, nel senso che spesso nelle manifestazioni c'è il patrocinio, è un rapporto di fiducia, mi fido di te e quindi metto il mio timbro alla cosa che fai, no? e quindi questo è importante. Alcuni di questi ci danno anche dei contributi tenuto conto che viviamo tutti i tempi un po' magri, però come dicevo non sono solamente i soldi che sono importanti, importanti che ci sia la stima e la fiducia delle istituzioni. Quindi questi sono gli sponsor istituzionali. Poi ci sono invece gli sponsor privati che ne abbiamo eh, sempre nel nostro repertorio e ogni anno andiamo un po' a stuzzicare per vedere se ci confermano. No? Quindi eh, quest'anno i più importanti sono sicuramente Credito Bergamasco, Alpi Energia. La Cereda Calzature, che è uno sponsor storico, e via via tutti quelli che vede nella cartella stampa. No? E anche loro danno il, nostro, il loro contributo, più o meno piccolo, non è, non è, non è, per non è importante l'entità del contributo, ma ci assicurano che l'aspetto cartaceo quantomeno viene coperto viene coperto da queste contribuzioni, quindi ci paghiamo l'aspetto burocratico. Allora, la prima storica inizia nel 1924, quindi come dicevo l'anno prossimo eh, se saremo ancora tutti qui sarà il novantesimo. E si è svolta poche volte con uh, metodi diversi, poi negli anni 20 c'erano ben altri problemi che andare in giro a correre la sera. Viene riproposta negli anni '50, ma anche qui non è andata tanto bene, si è fatta 3-4 volte e basta. Nasce invece, rinasce, così come adesso perché non è cambiata la formula, nel 1973 quando c'è stata una grossa ripresa a livello non solo italiano ma direi mondiale del movimento podistico. No? In Italia nasce la Stramilano, nasce in America la mitica Maratona di New York, la gente sta meglio, c'è più benessere, ha più tempo per allenarsi e correre. E noi ci reinventiamo questa corsa che all'inizio, come dicevo in conferenza, non era di grandissimo successo. Ci soddisfaceva moltissimo, però non è così diventata popolare come negli anni 90-2000. Noi ci troviamo a gestire questa popolarità con tutti i vantaggi e tutti gli svantaggi, ma siamo contenti così. Noi cerchiamo di coinvolgere il volontariato, anzi uno non dovrebbe mai finire di ringraziare perché dovrebbe metterci un'ora. Citiamo anche questi volontari sulla nostra brochure e soprattutto sono volontari di organizzazioni eh, private, quindi intanto alla protezione civile dei vari, mh, delle varie città che attraversiamo, eh, gli alpini. Gli alpini sono sempre ovunque, anche loro ci danno una grossa mano. Per cui coinvolgiamo i ragazzi del Mato Grosso come è stato ricordato che ci portano gli zaini perché vede uno degli altri aspetti, e ce ne sarebbero tantissimi, è quello di presidiare il percorso. Dobbiamo ricordare che il percorso non è chiuso al traffico perché la corsa non è come la corsa ciclistica che passa in 5 minuti ma è un fiume che dura qualche ora. Detto questo, è ovvio che tutti gli incroci, tutte le rotonde devono essere presidiate e il volontariato è essenziale. Senza volontariato non andremo da nessuna parte. Naturalmente, in alcune città, Monza in particolare, è ovvio che, siccome la è una città amica e siamo concittadini, dedica anche servizio pubblico con i vigili, però chiaramente i vigili si fermano a Monza, da Villa Santa in avanti ci dobbiamo arrangiare. Ma eh, di nuovo c'è che come, come tutti gli anni cerchiamo di vedere di migliorare il, la ricezione degli atleti in capanna perché eh, la corsa è comunque una corsa pesante, sia per chi la corre in tre ore sia per chi la corre... In in sei ore anche, magari oltre il tempo limite, no? quindi noi cerchiamo sempre di dare e eh, aspettiamo tutti, anche i ritirati che comunque vengono ben volentieri in capanna. E quindi, diciamo che il nostro punto più difficoltoso è, è proprio l'arrivo in capanna perché non abbiamo la possibilità di docce, non abbiamo possibilità di altri, di altri comfort se non quello che possiamo dare noi, così da un punto di vista di, eh, di accoglienza, di, di dare spazio a tutti, quindi cercando anche... Eh, come, come abbiamo iniziato a fare l'anno scorso abbiamo, eh, dovremo fare una struttura eh, momentanea eh, dove mh, gli atleti si spoglieranno quindi rimarranno fuori al coperto naturalmente e quindi possono usufruire dell'interno della capanna solo per il loro eh, ristoro e quindi ricaricare le pile anche perché il problema grosso è che si devono fare un'altra oretta abbondante poi a ridiscendere a Erve.